Via dei Pellegrini, per eccellenza della Toscana, la via Francigena, anche in vista del giubileo che si sta per aprire, vive di una nuova esistenza. È stato inaugurato un ostello in provincia di Siena dall'assessore al turismo della regione toscana, Stefano Cioffo. Un ostello interamente dedicato alla ricettività dei pellegrini lungo la via Francigena ad Abbadia, isola nel comune di Montregioni. È quello che è stato inaugurato dall'amministrazione comunale in occasione di Slow Travel Festival in previsione dell'anno giubilare. La struttura, per un totale di 56 posti letto a partire dal mese di novembre, tornerà fruibile dopo un recupero strutturale durato oltre 3 anni, dopo il recupero del complesso monastico di Abbadia Isola, fondato nel 1001 dalla contessa Ava dei Signori di Staggia. Questa via che per noi è un punto fondamentale e di inizio per un percorso di uno sviluppo sostenibile per arrivare, diciamo, a valorizzare maggiormente e sempre di più il nostro territorio, quindi oltre a mantenerlo ma anche a valorizzarlo nelle sue peculiarità, fra cui questa meravigliosa abbazia e questi meravigliosi luoghi dove, diciamo, hanno vissuto tante tante persone. Anche per loro che ci hanno vissuto, credo sia una bella cosa che oggi ci si possano vivere ancora. Composta di 2 piani, proprio accanto alla chiesa romanica, è un complesso monumentale di proprietà comunale. All'interno della struttura sono presenti 2 sale al piano terra che potranno essere destinate a incontri, una sala ristorazione e una cucina attrezzata. Presente al taglio del nastro ufficiale anche Stefano Cioffo, che è assessore al turismo della Regione Toscana. La via Francigena, un percorso di migliaia di chilometri, attraversa la Toscana per 370 chilometri. Ecco, il tratto toscano è da tutti riconosciuto come quello di maggiore qualità e questa è la Francigena, un modo di attraversare, di vivere direttamente sulla propria pelle il viaggio attraverso le terre della Toscana.